nel Vangelo di Giovanni, in cui Gesù chiama Pietro e gli dice: mi ami tu? E Pietro risponde: sì, mi amo, pasci le mie pecore, eccetera. Poi lo leggeremo. Si tratta di un brano estremamente importante, perché allora, uno, questo brano è sicuramente giovanneo, esprime lo stile, la teologia, eccetera, di Giovanni, ma è stato composto molto prima del Vangelo di Giovanni. Bultmann, che è lo studioso tedesco, lui era un luterano, che praticamente ha studiato in modo molto profondo come si sono costituiti i Vangeli, quali sono stati i meccanismi, le dinamiche attraverso cui si sono, perché non pensate proprio che i Vangeli, non so, Luca se sia seduto a un libro e ha scritto un Vangelo. Quelle sono delle opere, come potete vedere, della difficoltà che abbiamo a fare l'esegesi, sono delle opere di teologia profonda, erano delle scuole teologiche che sotto la direzione degli apostoli hanno composto questi Vangeli. Ebbene, Giovanni, il Vangelo di Giovanni è stato composto intorno agli anni 80 d.C., però ci sono state almeno tre edizioni. La prima e la seconda non avevano questo testo. Alla terza è stata aggiunta, e il Bultmann, che è un debitizzatore, quindi quando debitizzatore significa che Bultmann, pur essendo un credente, lui era luterano, pensava che buona parte dei Vangeli erano tutti racconti simbolici, non storici. Allora, se poi Bultmann, che ha questa convinzione che poi è stata smentita, oggi la scuola bultmanniana esiste ancora e ha smentito il Bultmann, dice il Vangelo è molto più storico di quello che noi vogliamo far credere. Se il Bultmann mi dice: no, guardate, sto brano è storico ed è stato composto prima della prima edizione, cioè il materiale preso in ottico, guardate, è importante dove conoscere questo materiale. Perché è successo tutto questo? Perché quando dopo il 55 così cominciano a morire tutti quanti i testimoni oculari del Gesù storico, tipo le donne, gli apostoli, eccetera, eccetera, a un certo punto resta vivo solo Giovanni Evangelista, che se tante volte si era diffusa la credenza che questo non dovesse morire mai. E si pose il problema: se Pietro è scomparso, se sono scomparsi Giacomo, Andrea, eccetera, chi è che deve guidare la Chiesa? E allora, come vedete, la Chiesa già prima del Vangelo aveva la consapevolezza che nella Chiesa c'è da stare, dunque praticamente una guida nella Chiesa. Quindi Roma non si è inventata proprio niente con il primato di Pietrino. E allora ecco che questo materiale che giaceva da qualche parte, ma non nel Vangelo di Giovanni, è stato messo poi nel Vangelo proprio intorno agli anni 85, quando c'è stata l'ultima edizione, proprio per avvalorare ancora di più tutto quello che già abbiamo visto nel Vangelo di Matteo, cioè che un primato pietrino è voluto veramente da Gesù Cristo. Noi abbiamo letto in modo completo tutto quello che è stato scritto da Giovanni, da Luca. Abbiamo letto tutto quello che è stato scritto da Matteo, e in Matteo abbiamo visto come quel brano complicatissimo, perché ci sono due racconti appartenenti ad epoche diverse, però giusto apposti per evitare una lettura gnostica. Bene, con la stessa dinamica che caratterizza quei racconti, cioè ci stanno tutti gli apostoli, ma a un certo punto gli apostoli scompaiono. Resta solo la figura di Gesù e quello di Pietro. Gesù si rivolge a Pietro e gli affida una missione, gli affida un servizio nella Chiesa. È la stessa identica dinamica. Naturalmente contestualizzata in modo diverso, in una forma diversa e così via. Allora, come prima cosa, leggiamo due brani.
Naturalmente io non farò questa gesta di brano, sono amico, solo della parte centrale, però il brano ve lo voglio leggere intero. Gesù è risorto. A Gerusalemme la prima apparizione a chi è stata fatta? Alle donne, bravissime. Però nei Vangeli non se ne parla, se ne parla, ma non molto, perché la testimonianza delle donne non era ritenuta assolutamente valida. Per cui parlare di una resurrezione, che già di per sé è un argomento estremamente ostico, testimoniata da donne, significa darsi la zappa sui piedi, significa che gente come Celso avrebbero fatto critiche risate senza punto e fine, insomma. E allora, tant'è vero che Paolo, per esempio, nella prima lettera ai Corinzi, fa un elenco di tutte le apparizioni, però non nomina l'apparizione alle donne, proprio per evitare critiche eccessive. Dice già, insomma, la Chiesa è fondata su Dio come Pietro, e come devo, Pietro che tipo è? Si parla di una risurrezione, e a chi è che appare per prima? Alle donne, che almeno nell'Islam la testimonianza femminile va dalla metà di una testimonianza maschile. Nel Corano sta scritto che ci vogliono due testimonianze di donne per controbilanciare la testimonianza di un uomo. Ma almeno le possono farle. Invece in Israele la donna non aveva nessuna capacità di testimoniare nei due processi. Poi, dopo le donne, la seconda apparizione, guardate, non è quella del cenacolo, con il fatto di Tommaso che vuole mettere il dito e così via, ma la seconda apparizione è quella che si ha in Galilea. Perché se fosse, sì, perché se fosse quella lì del cenacolo, poi, e la terza fosse quella lì sul lago di Galilea, Pietro e gli altri non si dovevano spaventare, non dovevano dire, ma chi sta, prenderlo per un fantasma, perché c'era già la seconda apparizione nel cenacolo. Invece no, la seconda apparizione, quella a tutti i discepoli, e in modo particolare a Pietro, sia sul lago di Tiberiade, poi sia quella a Gerusalemme, alle donne, i discepoli, chiusi nel cenacolo, e poi ci sono le apparizioni private, per esempio quella ai due discepoli di Emmaus, e così. Bene, allora ci stanno questi discepoli che le donne hanno detto di questo fatto che sono sul palo, chiaramente non c'è niente. Marco addirittura riferisce solo, insomma, praticamente parla dell'apparizione dopo una funantata, dice sono costretto da farlo, mi vergogno di farlo, dove per faccia vado a forza, perché i fatti sono andati così. Pensate ai discepoli di Emmaus, che se andavano oggi voglio, che sì, stanno alcune donne che vanno dicendo, però in effetti non ci credevano. Quindi, praticamente, dove i discepoli se ne vanno in Galilea. Pietro ritorna a fare il pescatore, e approfittando dell'autorità di cui Gesù l'aveva rivestito, che cosa fa? Trascina con sé nella pesca dei pesci tutti gli altri apostoli. È un'apostasia questa, perché Gesù Cristo, cambiando gli nomi, l'aveva fatto pescatore di uomini. Vabbè, comunque stanno pescando, quindi sulla barca a un certo punto viene vedono da lontano sulla spiaggia un tipo che li chiama figlioli, e Giovanni, che è l'unico che in cuore suo crede nella resurrezione, vi ricordate l'episodio vite e credente quando va nel sepolcro, dice è il Signore. Pietro, come appena sente che Giovanni dice è il Signore, che fa? Sembrano poco quando ciò e notando arriva sulla riva dove c'è sta Gesù che ha acceso un fuoco per arrostire il pesce e mangiano insieme. Qui c'è un particolare molto importante. Giovanni, anzi il redattore giovanneo, scrive che quel fuoco era fatto di antrachia. Antrachia indica una specie di carbonella che si utilizzava a quel tempo. Boh, che un fuoco era fatto di legni, carbone e carbonella, a noi non importa proprio niente, è un particolare che non aggiunge e non toglie nulla all'episodio. Quindi se Giovanni lo cita,
è solo ed esclusivamente per un motivo. Lui ha visto questa scena, e come l'ha vista, così la descrive. È una testimonianza oculare. Guardate, questo è importantissimo. Bene, dopo che hanno mangiato questo pesce, Gesù scompaiono tutti i discepoli. Gesù chiama Pietro e si mette a parlare solo con Pietro. E solo da lontano c'è Giovanni che li segue. E quindi l'unico testimone oculare di questo avvenimento chi è? Giovanni. È Giovanni, che poi nel suo Vangelo non lo dice. E allora leggiamo in italiano il testo. Siamo proprio alla fine del Vangelo di Giovanni, al capitolo 21. Quando ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro, Simone figlio di Giovanni, mi ami tu più di costoro? Gli rispose, certo Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse, paci i miei agnelli. Gli disse di nuovo per la seconda volta, Simone figlio di Giovanni, mi ami tu? Gli rispose, certo Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse, paci le mie pecore. Gli disse per la terza volta, Simone figlio di Giovanni, mi vuoi bene tu? Pietro rispose, rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse di voi bene, e gli disse, Signore, tu conosci tutto, tu sai che ti voglio bene. Gli rispose Gesù, pasce le mie pecore. In verità, io ti dico, quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani e un altro ti vestirà e ti porterà là dove tu non vuoi. È una profezia della morte del mio. Questo per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E detto questo aggiunse, seguimi. Poi c'è il fatto di Giovanni che li segue da lontano e Gesù lo invita a dire no, tu stai seguendo questo uccellino, la sta già Giovanni, perché è Giovanni. Quindi vedete che si chiarifica in modo netto il fatto che questo tipo di dialogo si sviluppa esclusivamente tra Gesù e Pietro. E tutto quello che Gesù dice, faccia, è una cosa che si dice a Pietro, non a tutti. Quindi queste cose ricordatele quando si parla del primato Pietro. Io lo so che sempre sono degli argomenti perché tanto che la nostra Chiesa ormai di queste cose non ne parla più nessuno, sono proprio quasi fossero tabù, insomma. Per cui quando noi dobbiamo, far separare la catechesi ai giovani, ai bambini, alla persona per il matrimonio, come ne escono fuori tutte le persone imbottite nel migliore dei casi di un'idea di fondo che il cristianesimo è vivere in un modo una certa etica, insomma. Mentre tutti quelli che Gesù Cristo è un fatto nostro, tutto che ha vinto, tutto quello che ha fatto, resta praticamente sconosciuto. Sì, ma scusa, perché tre volte? Non ho capito. Perché tre volte glielo chiede? Perché praticamente Pietro tre volte ha rinnegato e quindi Gesù comincia a parlare dicendogli, siamo in greco, Simon Ioannou. Vedete, si rivolge a Pietro, non lo chiama Pietro, il nome che lui gli aveva dato, e insieme al nome gli aveva dato il potere delle chiavi, di legare e sciogliere e così via. Gesù non chiama con il suo nome di prima. Agapasme preontuthon, mi ami tu più di costoro? E Pietro risponde, kai kinie, su oidas odi filo se. Sì, Signore, tu sai che amo te. Ovvio, ti voglio bene, e così via. Allora, la prima cosa da notare è che Gesù, rivolgendosi a Pietro, non lo chiama più Pietro,
il contenuto di pietre, tutto quello che mi stanno dicendo la sesta settimana a sta parte, tutti i contenuti del primato pietrino. Ma lo chiamo un'altra volta con il nome suo di Patrizio. Simone, figlio di Giovanni. Questo naturalmente in greco. In Matteo invece noi abbiamo visto la forma ebraica, Shimon Bariona, però è la stessissima cosa. In ebraico, Matteo lo dice in ebraico, Giovanni è andato in greco. Perché non ci sono? Perché doveva diventare pescatore di uomini, io dovevo guidare la chiesa, quindi dovevo diventare pescatore di uomini, perché dovevo guidare la chiesa, allora si è collegato alla vecchia nomina. Bravo, Ciro. Cioè, ci sono molti, ma che ritengono che Gesù si rivolga così a Pietro per un fatto di intimità, perché chiamandolo figlio di Giovanni, allora a quei tempi solo quando c'era una certa familiarità, ma chiaramente tutto il contesto ci fa capire che le cose non stanno proprio così, che anzi il modo come Gesù fa vedere che Pietro a un certo punto resta molto perplesso, perché per tre volte mi chiedi che significa che il trono di Gesù è tutt'altro che familiare, insomma, è un dono molto severo. D'altra parte poi ci sta invece chi all'opposto dice no, Gesù lo chiamo così per stabilire un'area di freddezza con Pietro, visto quello che Pietro ha fatto, come l'ha rinnegato, allora per stabilire una relazione però fredda, in modo che Pietro sia andato a sapere, ma questo non è proprio, è totalmente fuori dalla personalità di Gesù Cristo. Perché? Simone, ci siamo tutti quanti noi. Perché è totalmente fuori? Perché se noi ci ricordiamo del Vangelo, siamo Vangelo di Luca, capitolo 15, si avvicinavano a lui tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Ed egli disse loro questa parola: chi di voi, se ha 100 pecore e ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e va in cerca di quella perduta, finché non la trova? Quando l'ha trovata, piena di gioia, se la carica sulle spalle, va a casa, chiama gli amici, i vicini e dice loro: rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora, quella che si era perduta. Io vi dico, così vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte, più che per 99 giusti, i quali non hanno bisogno di conversione, solo che i giusti non esistono, e quindi la conversione è per tutti. Allora capite il motivo per cui non potevo assolutamente dire che Gesù si sta rivolgendo in un modo duro, freddo, in un modo severo, sì, ma questo non significa assolutamente. E certo, che voi dite, perché Gesù è severo? Perché insomma sta facendo tanta storia, tutto sto dramma, insomma. Vedete dopo come noi siamo persone che facciamo questo corso, io da 36 anni, poi altre, ma vedete dopo che davanti alle domande più banali non siamo in grado di rispondere niente. Perché la base del Vangelo è proprio amare Cristo. Perché Gesù si sta in quel momento lì, Gesù risorto, è come se fosse un'altra volta nella kenosi, è come se si stesse facendo una donna piccolo, 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 insomma. Perché? Perché Gesù, durante la sua vita pubblica, ha detto una cosa che noi leggiamo nel Vangelo di Matteo. Siamo al capitolo 10 del Vangelo di Matteo, e Gesù sta spiegando: guardate i fiori dei campi, guardate i cigni, nessuno sta non so se lo ricordate comunque, bravo. E però Gesù termina così: perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio, ai cieli.
Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è in cielo. E allora vedete, Gesù ha detto delle parole chiare, precise: scultore, chi lo rinnegherà? Cioè, chi lo accetta prima sotto l'azione dello Spirito Santo e poi sputando nel piatto dove ha mangiato, spiritualmente non parlando, lo rinnega, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio come che è nei cieli. Ma Pietro l'ha rinnegato a Gesù tre volte, cioè sì, in modo radicale, in modo totale. E Gesù che cosa fa? Rinnega se stesso. Gesù si rimangia la sua parola, sta piccola, una volta, pur di recuperare con Pietro. Quindi parlare di un Gesù che in modo freddo è veramente totalmente. Ma che ha combinato Pietro perché poi si debba verificare tutto questo? E allora, il testo greco di Matteo 26:69 ci dice che mentre nell'ipostatro era stato allestito il tribunale e Pilato stava giudicando Gesù, fuori dall'ipostatro, nel cortile diciamo, della abitazione di Pilato, c'era raccolto curiosi, scribi e due compagni avevano anche qui acceso un fuoco di antrachia. Questa carbonella era molto usata a quell'epoca perché costava poco e facevano un sacco di calore. Guardate che fino al tempo di Israele, anche in agosto, io ci sono in agosto e a notte si dormiva con la coperta. E quindi Pietro, che era freddo, si associa a due compagni altri. Stando lì passa una servetta, lo vede e dice: ma tu fai parte della combriccola di quel Galileo? E Pietro risponde: o de emnesato emprosten panton. E emnesato è l'auristo del verbo arneomai, che significa rinnegare, sconfessare. Quindi Pietro lo sconfessò davanti a tutti, alla presenza di tutti. Ricordate Gesù: chi mi rinnegherà davanti agli uomini? Pietro sta facendo proprio quello che Gesù ha detto, davanti non agli uomini, davanti a tutti lo sta rinnegando, lo sta sconfessando. Rinnegare significa: no, io non lo conosco, non ci ho mai visto, che se non capisco neanche quello che tu stai dicendo. Dopo pochi minuti passa una seconda servetta, la quale, avendo sentito Pietro esprimersi, dice: ma tu sei un Galileo, lo si capisce dalla tua parlata, dal modo come parli. Perché? Come parlavano i Galilei? Un dialetto. No, i Galilei parlavano come tanti spagnoli parlano oggi, con e allora la serpente capisce subito: no, tu sei un Galileo, io l'ho capito da modo come parli. E Pietro che cosa fa? Dice il testo: è messo a di nuovo sconfessò, di nuovo rinnegò. Però stavolta il testo aggiunge metà orcum. In greco il termine orcos significa falso giuramento, spergiuro. Quindi la seconda volta Pietro non è che si limita a rinnegare, a dire non lo conosco, ma dice: non lo conosco, non ha mai visto, e giura il falso, dice un giura. Quando poi invece Gesù aveva già nel discorso del non giurante, no, per il tempio, dove come gli abbiamo giurare è presente, è contro le 10 parole del regalo e quindi è contro Dio. Quindi non solo rinnega, ma è anche uno spergiuro. Bene, finisce dunque la seconda scena, inizia la terza, perché poi passano invece dei servi maschi.
e sono quelli che sono andati a catturare Gesù nel Getsemani. C'è uno che si chiamava Marco e Pietro con la spada ce lisce l'orecchio e Gesù c'ha la concia. E questi passando di lì dicono, no, ma noi da questi, insomma, tu stai insieme a lui nell'orto del Getsemani. E a questo punto Pietro, riconoscendo Marco, riconoscendo Marco, che cosa fa? Erpesato catatematizein. Erpesato viene erpesaomai, che significa cominciare, e catatematizzo significa maledire. Quindi cominciò a maledire Gesù Cristo. E allora vedete che Pietro non è semplicemente una persona che si sta mettendo paura, si sta guagliando sotto, praticamente dice no, io lo conosco, non sa più niente come gli avvenne. Pietro, in Pietro sta avvenendo qualche cosa in più. Pietro è un deluso. Pietro è uno che aveva tanto sperato in Gesù Cristo, che Gesù Cristo fosse il Messia, che era venuto, scusatemi, ma oppure devo chiudere la finestra. Quindi praticamente Pietro che cosa fa? Rinnega, sconfessa, spergiura, maledice. Io quando queste cose non le ricordavo, quando l'ho letta sono rimasto proprio, ma come è possibile arrivare a tanto? E come è possibile arrivare dopo il cavolo della chiesa? Perché praticamente Giuseppe ha già spiegato 10.000 volte, non è un metodo di Pietro. Perché quella Madonna tua all'urdo mi appare una povera ignorante che non sapeva, ma anche recitò Padre nostro, e non appare a me che sono il greco e il greco biblico, insomma. Perché Gesù, Dio, sceglie gli ultimi, per chi vuole credere. Ma non è finita, non è finita. Perché? Però guardate, se mi interrompete continuamente, io tengo 76 anni. Il mio cervello è un cervello di 76 anni. Devo ricordare migliaia di vocaboli. Se mi interrompete continuamente, per me non è facile. Lo so, voi avete ragione. Poi si parla di un'ora e dopo nella seconda ora c'è io tutto che mi è. Se poi andiamo nel testo di Marco, che è ancora più antico rispetto al testo di Matteo, e quindi è ancora più autorevole, Marco dice le stesse cose di Matteo, soltanto che al posto del verbo catatematizzo, utilizza il verbo anatematizzo, che significa bestemmiare. Per cui Pietro non si limita a imprecare, a negare, a spergiurare, a maledire. Pietro dice proprio mannaggia, cioè bestemmia Gesù Cristo, insomma. E rendetevi conto, insomma, perché su Gesù chi è? Di questo Gesù che va a cercare la... Tutto questo chiaramente è molto, molto importante. Perché se è stata perdonata una persona come Pietro, e anzi è stato fatto guida del non capo, l'unico capo di Gesù Cristo, ma guida di un servo dei servi di Dio. No? È chiaro che qualche speranza, ce l'ho pure io, non c'è. E vabbè, questo qui, però arrivato a questo punto, io vorrei farvi notare una cosa, che mentre nella versione Marco-Matteo noi troviamo una descrizione di quello che è avvenuto quel giorno così precisa. Guardate che i cristiani che hanno scritto i Vangeli non avevano nessun vantaggio a scrivere queste cose, perché un qualsiasi pagano che leggeva quel libro dice: capperi, voi siete fondati, fate parte di un'ecclesia, di una danza che secondo su un personaggio del genere, Sadovich,
Allora se lo fanno, lo fanno con una forangata perché? Per l'unico motivo, perché quelle cose sono accadute veramente. Perché è vero che fate loro che dicono la verità, non lo possono tacere. Ma se dicono la verità, è chiaro che dicono la verità, pure quando parlano del sepolcro, quando parlano di altre cose. Siete d'accordo? Quindi è di questo noi ci dobbiamo convincere se vogliamo andare a parlare di Gesù rispetto agli altri. Altrimenti andiamo a parlare della Chiesa, andiamo a parlare della religione, l'etica, tutto il mondo. Ma se dobbiamo parlare di Gesù Cristo, queste cose qui dobbiamo sapere. E allora, dicevo, mentre nella versione di Marco Matteo abbiamo tutta questa durezza, tutto questo stupido che si comporta in un modo proprio orripilante, invece se andiamo poi nella versione di Luca e Giovanni, troviamo il fatto che viene scritto lo stesso, ma in un modo estremamente più vicino, più soft. Ecco, se per esempio vi piglio la versione di Giovanni, dunque, se riesco a trovarlo, scusatevi. Questa qui, e quale sarà? Allora, praticamente, in Giovanni, sentite Giovanni che dice: intanto Simon Pietro stava lì a scaldarsi, gli dissero: non sei anche tu uno dei suoi discepoli? Egli negò e disse: no, non lo sono. Ma uno dei servi del sommo sacerdote, parente di quello a cui Pietro aveva tagliato l'orecchio, disse: non ti ho visto forse insieme con lui nell'orto degli ulivi? Pietro negò di nuovo e andò a sedersi vicino al fuoco. Notate la differenza, la versione di Luca è quasi sovrapponibile a quella di Giovanni. Notate che c'è stata una differenza abissale tra quello che scrivono Marco e Matteo prima del 70 e quello che scrivono Luca e Giovanni dopo il 70. Perché? Era una massa di più anni, grazie. No, dico, il pubblico, il motivo preciso. La distinzione del tempo. Il problema è che quando scrivono Marco e Matteo, gli apostoli sono ancora vivi, molti. Sendono tutti peccatori. E quindi chiaramente ci sono proprio testimoni oculari di come era andata veramente la situazione. Man mano che passano gli anni e nella Chiesa si crea quell'esigenza di sapere chi è che deve fare da guida, e questa guida viene identificata nella persona di Pietro, chiaramente la Chiesa che scrive gli Vangeli canonici sono frutto della Chiesa, sono stati scritti nella Chiesa, con la Chiesa, per la Chiesa, perciò si distinguono dagli apocrifi, che invece sono state scritte da persone che casomai ci dicono pure la verità, ci dicono pure cose che non ci stanno nei Vangeli canonici, ma la Chiesa non ha mai usato per esempio per la liturgia, per la preghiera ufficiale, perché sono opere di individui, di singole persone, non sono opere di Chiesa, nate nella Chiesa. E allora, poiché nella Chiesa ormai si è stato che chi guida è Pietro, ma Pietro quando scrive Giovanni è morto e al suo posto c'è Stalino, e quindi è Lino il capo della guida della Chiesa, è chiaro che parlare di queste cose si addolcisce per evitare scandalo, insomma. Non so se sono riuscito a farmi capire, è chiaro? Sì, va bene. Detto questo, ritorniamo al testo. Quindi abbiamo spiegato perché Gesù
si rivolge a Pietro e come lo fa. Ora ritorniamo al testo e Pietro, Gesù si rivolge a Pietro chiamandolo Shimon Bariona. Perché? Come lo chiamò la prima volta, come pescatore. Certo, praticamente Gesù non lo fa per freddezza, lo fa per richiamare alla noia, non lì, cerchite di ricordare poca. Quando ci siamo visti vicino al Giordano e io dopo vicino al lago di Tiberiade e io ti disse tu ti chiami Pietro perché farai il pescatore dei uomini. Poi quando stavamo dopo in Galilea e io dopo la gente che dice che io sia tu mi rispondeste tu sei l'ultimo di Dio e poi tutto le chiavi. Fatta che tornano poco in capo tutto tutto queste cose. Capite Gesù? Lo sta mettendo in crisi significa costringerlo a pensare per fare una scelta. Quindi lo sta aiutando, però lo sta aiutando, ma è sempre Pietro che ha da fare la sua funzione. Cristo non lo condanna, nel migliore dei modi si sta rivolgendo a lui, però Pietro, insomma il suo perdono non è una svendita a un prezzo stracciato. Pietro deve fare. E tutto questo lo si vince dal tipo di vocabolo che Gesù poi usa, agapasme, perché il verbo agapao in greco significa, che significa? L'amore non è vero. No, non si può guardare. Io sto dicendo non nel greco biblico. Quando i greci che abitavano nel Mediterraneo parlavano di dicevano agapao, che intendevano? L'amore è tra l'amore è se dicevano eros, che intendevano? L'amore come desiderio, come bramosia, come passione sviscerata, come desiderio proprio di impossessarsi della persona di una amata, no? Tant'è vero, Eros, Kai, Thanatos, amore e morte si fondono due insieme. Se dicevano filia, intendevano, vabbè, una cosa lo spiegherò dopo, ma se dicevano agapà, che intendevano? Nessuno ha fatto greco? Ma dove è il servizio? L'amore di condivisione. Allora, vedete, agapao significa, cito il mio vocabolario, dimostrare affetto. Non quindi avere affetto. C'è una differenza tra avere affetto e dimostrare affetto. Avere affetto significa avere un sentimento dentro di sé verso l'altro, ma dimostrare affetto significa dare dei segni oggettivi, visibili, tangibili. Se lo riesco a trovare, Gesù stesso in un certo punto, in una sua siamo al Vangelo di Giovanni capitolo 15. Questo è il mio comandamento. Veramente in greco non è comandamento, è entone. Entone significa questa è la mia parola, però è una parola pregna di significato, una parola che va ascoltata, che va fatta propria. Che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici, se farete ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, il servo sarebbe il religioso. Il religioso è quello che va in chiesa, quello che sa fare i sacramenti,
è quello che insomma, si fa pure in carità, e poi sono stati tutti comuni e sta cadendo lì, cioè, ma ad un certo punto tu qualche piaccia la fa, è una sticcosa a caldo, io l'ho fatto, non sto a posto. La società si sta cristianizzando e io che ci posso fare? C'è da pensare agli addetti ai lavori. Mi genitori e vede che i miei parenti, i miei nipoti, i miei bambini, i miei scolari, non sanno più manco chi è Gesù Cristo. E io che ci posso fare? Insomma. I figli mi dicono, mamma non la fa, a dei catechisti, eccetera. Che se loro non sono servi. Invece l'amico è quello, non che unisce, ma è quello che sente come Gesù Cristo, che sente come Gesù Cristo. Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono il quadro numero le tre che ci pensi. Perché tutto quello che ho udito dal padre mio, io ve l'ho fatto conoscere. Quindi, vedete, chi mi ama, che cosa fa? Osserva le mie parole. Dove osservare però non significa obbedire, non significa la mentalità del servo. Perché in greco osservare è reso con il verbo tereo, e tereo significa custodire, vigilare, sorvegliare. Questo verbo nel linguaggio comune, nella coine, veniva utilizzato per indicare la sentinella posta in un posto di guardia. Una sentinella ha una responsabilità, è voglia. Se deve guardare un prigioniero, se deve guardare un tesoro o il comandante. Cioè basta, e che cosa fa? Non si muove dal suo posto, non si addormenta, non si distrae. Vigila. Vigila. E allora Gesù chiede la stessa cosa per quelli che vogliono seguire il Vangelo. Chi cioè chi afferma la mia parola sta nella stretta del cervello e nel cuore. Questo non significa osservare, non significa obbedire a centinaia, perché queste cose che facevano gli ebrei. C'era di sogno in Gesù Cristo, già negli anni facevano gli ebrei, concederà a centrare i precedenti, insomma. E quindi Agapao ancora per esempio significa quello che noi troviamo nel discorso che Gesù fa a Nicodemo, quando dice Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito perché chiunque crede in lui non vada perduto ma abbia la vita eterna. Dio ha tanto amato il mondo da mandare il suo figlio, per cui l'amore di Dio non è un Dio che sta là e dice oh, come amo gli uomini, ma è uno dopo che avendo amore per tutti gli uomini che cosa fa? Fa un gesto visibile, conoscibile, tangibile. Cioè manda ad un suo figlio, Gesù Cristo. Capite quello che significa Agapao? Quindi Agapao significa dimostrare amore in modo visibile, in modo tangibile. Ed è questo dove Gesù sta dicendo, sta chiedendo a Pietro. Mi ami tu significa tu sei capace di preferire me a tutto il resto. Sei capace di dimostrare che veramente ci tiene la mia parola, che veramente sei in grado di custodirla questa parola. Ma guardate che quello che Gesù Cristo chiede a Pietro viene chiesto a ognuno di noi quando veniamo battezzati. Chiaramente c'è la possibilità di battezzare i bambini e quindi tutto questo ha perso completamente ogni senso. Però è così, è quello che Gesù Cristo. E a questo Gesù che chiede queste cose, Pietro risponde, sì Signore, oidas significa tu lo vedi, lo conosci, ti rendi conto che io, non dice agapossè, anzi sta capendo, cioè chiamo nel senso che ho spiegato, ma dice filosse, utilizza il verbo fileo. Io sto perdendo tutto questo tempo, guardate, perché è importante. In quanto questa ricchezza di linguaggio è stata messa in discussione da molti, per esempio,
molti padri della Chiesa dicevano no, è molto aperto c'è tempo no. Tipo per esempio, non so, Cirillo, che come si chiamava, Crisostomo, Origene, due compagnatori, dicevano è molto aperto c'è tempo. È solo una ricchezza di lessico, un lessico ricco per rendere drammatico il brano, ma e tutti quelli della Riforma protestante nel 500 erano d'accordo con questa interpretazione. Invece oggi, giustamente, tutti gli esegeti moderni, sia cattolici che protestanti, dicono no, queste parole vanno esaminate parola per parola, perché cioè, se si utilizza questa ricchezza vuol dire che un motivo non ci sta. Volevo solo farvi, tanto il tempo l'abbiamo ancora un po'. Il greco è una lingua ricchissima. Il greco ha oltre 40.000 vocaboli per poter esprimere qualsiasi sfumatura del tuo pensiero. Giovanni utilizza per fare i suoi, veramente sarebbe i redattori giovannei che scrivere i Vangeli, le lettere, l'Apocalisse, utilizzano solo 1.000 vocaboli di questa lingua. È un greco corretto, è un greco pulito, ma è un greco scolastico, povero. Non è certo il greco di Paolo o il greco di Luca. Quindi se Giovanni e i suoi redattori utilizzano di norma un greco così limitato, perché loro hanno dovuto studiare questo greco a poter tradurre l'aramaico e compagnia bella, perché proprio in questo momento all'improvviso diventano così abbondanti, così ridondanti a un certo punto? È chiaro appunto perché c'è un motivo ci abbassato, perché ci vogliono far capire queste. E allora, chiusa la parentesi, ritornando indietro, a un Gesù che dice a Capone, cioè dinami tu, Pietro risponde, sì, certo, mettiamo, però non dice a Capone, che lo dice Filone. Che significa questo verbo in greco? Fileo, per la precisa. Vedete quanto è buono? Fare del meglio. Fileo? Fare del meglio. Significa fare del bene, amore radici. No, amore? Radici. Bravo, chi è che l'ha detto? Ieri. Bravi. Cioè, praticamente Fileo è un vocabolo molto sbiadito nella lingua della Koine. Il vocabolo forte è Eros. Poi c'è Agapanne che significa che potrebbe essere rappresentato con una parabola discendente. C'è uno che dimostra il suo amore ma non lo ha perso uno che si chiama, invece Fileo è uno che ama l'affetto quotidiano, quello che praticamente non ha bisogno di spiegazione perché c'è spezzi l'amore gratuito no, è l'amore non so, dei genitori per i figli, è l'amore per un amico, è l'amore per la fidanzata, è l'amore praticamente che si brava, è l'amore spontaneo. Cioè è chiaro che se tu si sposi vuol dire che sono è chiaro che se una donna fa un bambino soprattutto è chiaro che può un bene a studiare pure insomma ed è scontato, quindi è un vocabolo molto sbiadito e capite che con questo vocabolo Pietro non risponde proprio a quello che Gesù Cristo gli sta cercando, perciò Gesù tre volte significa che Gesù insiste per farlo per avere una risposta precisa. E arrivato a questo punto io devo però tornare un pochino su questo versetto, perché Gesù quando si rivolge a Pietro non dice soltanto Simone figlio di Giona mi ami tu, dice anche più di questo tutto. E qui è l'altro problemaccio di questo la CEI nella sua traduzione traduce mi ami più di costoro. Costoro chi sono?
Allora, anzitutto andiamo in ordine, perché io ve l'ho scritto proprio anche in caratteri greci. Tuton è un genitivo plurale che può essere maschile, femminile o neutro. Maschile per persone di sesso maschile, femminile per persone di sesso femminile, e neutro per indicare le cose astratte, gli animali, eccetera, eccetera. Qui donne non ce ne stanno proprio sulla scena, quindi non può essere femminile, può essere solo o maschile o neutro. Se noi, e sarebbe la cosa più corretta da fare, vorremmo, perché non essendoci nessuna indicazione nel contesto, io devo necessariamente utilizzare il neutro, che è più generico. E allora, se io voglio considerarlo un neutro, io devo tradurre: Simone, mi ami tu più di tutte queste cose? Quali sarebbero queste cose? No. Stanno su una spiaggia, sono appena arrivati dalla pesca, e quindi ci stanno a barcadella, ci stanno in rete, ci stanno i cassetti di Charlie, tutto quello per cui Pietro ha apostatato da Gesù Cristo, dove lo bestemmiava, maledetto, dove compagnia bella, Pietro, dove si è messo a fare da lui, il pescatore di pesci. E allora dove Gesù dice, chiede a Pietro, mi ami tu più di che la barcadella, di che la cassetta di Charlie? E con Maglia Bella, ne sono spiegato. Più della tua vecchia vita. Però questo tipo di lettura, anche se è possibile, è assurda. Perché come faceva notare giustamente Maria Grazia prima, quando lui rinnega Gesù e Gesù poi lo guarda, Pietro pianse. Perché? Perché Pietro voleva veramente bene. Quando Pietro dice quelle assurdità, per esempio, io non lo permetterò mai, ma caspita dannanza, e Gesù Cristo è costretto a dire, smettiti indietro, Satana, ve lo ricordate, quell'episodio? Pietro lo ama Gesù Cristo. Quindi chiedere a Pietro, mi ami tu più di una cassetta di pesce, questa veramente sarebbe banalizzare al massimo. E allora noi il membro non lo possiamo. Tanto è vero che nella traduzione della CEI, la traduzione della CEI è la più ufficiale in Italia, la quale però traduce ancora una volta partendo da Girolamo, non da un testo critico, e in Girolamo c'è sta is e può essere tradotto dopo costoro, cioè mi ami tu più di costoro, se stanno proprio sulla lingua, ci cioè stanno gli apostoli, c'è cioè stato fatto proprio l'elenco. C'è Stevo Filippo, c'è Stevo Bartolomeo, eccetera, eccetera. Gesù Cristo che sta chiedendo quando va a Pietro? Mi ami tu più di quante mi amano questi qui? No. Come mai fare una domanda del genere di Gesù Cristo? No, più di quanto questi amano me, questo. Cioè, Gesù può chiedere a Pietro, mi ami tu più di quanto mi amino tutti questi qui? No, più di quanto tu amano questi qui. Perché non la può fare questa domanda? È assurda, è contraddittorio con tutti i Vangeli di Gesù Cristo, insomma. Perché Gesù... Per chiamare Gesù si chiama gli altri, d'accordo, ma Gesù ha sempre, in tutta la sua lunga vita, cercando di mantenere gli apostoli uniti, di far fare loro una comunità. Padre, io non ti prego solo tu, ma ti prego affinché essi siano una cosa, dove due o tre si mettono d'accordo, io sto in mezzo ad un mondo a loro. E la Chiesa era perfettamente consapevole di questo insegnamento di Gesù Cristo, tanto è vero che Paolo poi nelle sue lettere scriverà: Dio non fa mai di preferenze di persone. E allora Gesù non ha mai fatto preferenze di persone, non ha mai messo due comparativi tra gli apostoli, se meglio tu o se meglio io, e tu e compagnia bene, ma proprio che è risolto. Ma proprio che sta nella gloria di Dio, si metterebbe a fare i paragoni, chi è meglio, tu o quelli. Perché se tu mi ami più di quelli, io poi ti faccio di donatore.
può mai essere questo? È assurdo, è semplicemente assurdo. E allora se non possiamo tradurre con il neutro, se non possiamo tradurre con il maschile, perché vengono delle cose insostenibili, voi chiaramente direte, ma sti cosa? Chi me le verrà mai a chiedere? Però guardate che sono i fatti che sono avvenuti 2000 anni fa, non le processioni, le benedizioni, le adorazioni, ecco, maglie e bene. Questi sono i fatti che sono accaduti. E sui quali noi ci giochiamo la nostra vita, la vita dei cristiani, insomma. E guardate, è difficile, è difficilissimo tradurre. Io l'unica cosa, l'unica traduzione che ritengo giusta e che condivido e quindi faccio mia, è quella del sempre del Bultmann. Bultmann, quell'esegeta teologo luterano che è, insomma, poi chiaramente lui è morto, però la sua scuola esiste ancora. E Bultmann diceva, questo Tuton noi lo dobbiamo considerare un neutro, come vi dicevo prima, è la cosa più giusta, e significa, mi ami tu più di tutto questo, intendendo però non le cassette, la mamma, di tutto questo e il comportamento di Pietro. Pietro è uno che ha detto, non so se lo ricordate sto brano, quando anche tutti ti dovessero abbandonare, io non ti abbandonerò mai. Pietro è qualcosa. E allora Gesù, che come dicevamo prima, sta cercando di portare Pietro a ricordarsi certe cose, a non essere scordariella, praticamente lui dice, Pietro, sii capace di preferire me a quel tuo modo di essere, sii capace di diventare, di smettere di fare la canna agitata dal vento e diventare la casa costruita sulla roccia. Mi sono fatto capire? Questo è il senso del discorso. L'ultima cosa che volevo dirvi è questa. Gesù, noi stiamo parlando da un'ora su un argomento molto interessante perché vi vedo molto attenti. E però Gesù non parlava greco. Gesù parlava aramaico, che è poi una forma dialettale dell'ebraico. E nell'aramaico non esistono più termini per indicare la parola amore, esiste una sola parola, cioè questa qui, ahem. Quindi il Gesù che parla a Pietro non può aver fatto studi di discorso, per il semplice fatto che la lingua che è sua materna non glielo permetteva una cosa del genere. E allora sono tutte le fesserie. Senso, bravo, dice, Marino, bravissimo, Marino, dove praticamente io non l'ho letto, ma quel brano finisce con un Giovanni Evangelista che dice, io ho visto queste cose e le ho messe per iscritto perché voi crediate. Giovanni è il testimone di questo discorso che sta avvenendo tra di Gesù e Pietro. Giovanni, dovendo tradurre tutto il suo vissuto in una lingua che non è l'aramaico ma è il greco, che dà molte molte più possibilità perché è estremamente più ricca dell'ebraico, a un certo punto che cosa fa? Dà non la lettera ma lo spirito di quel discorso che c'è stato tra Gesù e Pietro. Cioè Gesù sta cercando di dire a Pietro, guarda, tu non puoi essere una canna agitata dal vento, tu volendo non leggere ti fa una scelta. Fai la tua scelta, me, oppure col tuo modo di comportare, come si è comportata fino a poco, ok? Vabbè, questo quindi, e quindi non è una fesseria, è praticamente un parsi, quello che Giovanni fa, un parsi greco con i greci, un parsi latino con i latini, cosa che la Chiesa poi ha dimenticato, perché poi quando fino
al Concilio Vaticano II, è andato predicando in tutto il mondo, lo è andato facendo, parlando latino, gli lo sta facendo cantare i cinesi in gregoriano e molto dove mi accompagna a te. Invece praticamente Giovanni, traducendo in questo modo, che cosa fa? Si fa greco con i greci, noi siamo greci fondamentalmente, culturalmente parlando, ok? Va bene, io mi fermo qui. Solo una cosa che la devi dire, solo una, ti prego, la risposta, perché nonostante lui continui a dire tu vai bene, dice pace, niente. E questo lo vediamo la prossima volta.